Un buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Chieti perché dopo l'allarme lanciato dalle opposizioni e in particolare dal Partito Democratico sul bilancio che fra breve approderà in consiglio comunale proprio a Chieti, oggi arriva la risposta del sindaco Umberto Di Primio che ascoltiamo. Nei giorni scorsi l'opposizione al Comune di Chieti, in particolare il PD, aveva lanciato l'allarme sul bilancio, sui conti del bilancio. Qual è la risposta del sindaco Di Primio? Ma che di Cassandre ne abbiamo conosciute tante, ma come quelli del PD è difficile trovarne in giro per il mondo e per la mitologia. La verità è un'altra, è che purtroppo non sono in grado di leggere le carte, non hanno una grande capacità di conoscere gli argomenti e questo li porta a dire anche delle grandi sciocchezze come quella che vuole che noi si sia creato un debito di 30 milioni di euro. Oggi, ancora una volta e ancora di più, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune ha risposto al PD di fatto, raccontando la storia del bilancio del Comune di Chieti, dicendo che finalmente, dopo tanti anni, il bilancio inizia ad avere una forma che è quella giusta per guardare al futuro. Dice che gli interventi che noi abbiamo fatto in termini di riduzione della spesa, di razionalizzazione della spesa, ma anche di nuovi investimenti, sono quelli che consentono al Comune di poterli sostenere, di poter sostenere il proprio bilancio. Dice soprattutto che quei 30 milioni di cui parla l'opposizione come debito in realtà non sono null'altro che il riaccertamento straordinario dei residui che è adempimento di legge al quale hanno adempiuto tutti i comuni italiani nel 2015 e che noi abbiamo stimato in 30 milioni e che abbiamo spalmato nel trentennio che viene avanti a noi. Quindi questa è la realtà. Poi problemi? Sì, ne abbiamo, lo dicono anche i revisori, abbiamo ancora problemi sulla riscossione, abbiamo problemi organizzativi che dobbiamo risolvere, abbiamo una indubbia carenza di personale che non ci aiuta ovviamente ad affrontare con maggior vigore le questioni, ma certo è che abbiamo in questi anni messo in ordine i conti del Comune di Chieti, abbiamo fatto in modo che non ci fossero nuovi debiti e stiamo tenendo una situazione che altrimenti e in altro modo, e forse con altre persone, avrebbe avuto epilogo totalmente diverso. Oggi i revisori ancora una volta hanno detto in commissione bilancio che non esiste il dissesto, non esistono le condizioni per il predissesto. Quindi chi fa questo crea allarmismo, crea danni al comune, crea un danno alla comunità, ma soprattutto mette in pericolo tante aziende che lavorano per il comune, con il comune e che di fronte a un allarmismo come quello che viene fatto rischiano non soltanto di vedersi in qualche modo compromesso il proprio credito, ma rischiano di veder compromesso il credito di tutti quanti coloro che hanno relazioni di carattere negoziale con l'ente. Viabilità, adesso ci spostiamo in provincia di Teramo, chiusa da questa mattina infatti la strada provinciale 45D di Senarica Piano Vomano nel comune di Crognaleto a causa della caduta di massi che vedete di grossa dimensione sulla carreggiata. La frana è a circa 1 chilometro dall'abitato di Senarica in direzione Piano Vomano. La frazione conta circa 80 residenti a 639 metri di quota lungo la SS80 del Gran Sasso d'Italia. Al momento è isolata. Sul posto, oltre al personale della provincia di Teramo, è presente una ditta esterna che sta provvedendo alla rimozione dei massi, mentre i tecnici stanno valutando il punto di distacco a monte per verificare la stabilità del versante e creare, se le condizioni lo consentono, un tracciato provvisorio sulla banchina di valle, quindi ripristinare una carreggiata di transito. Cambiamo argomento adesso. Il sindacato Dire esprime preoccupazione per la riorganizzazione in atto in regione Abruzzo. Silvana De Paolis, in rappresentanza del sindacato, chiede che vengano espletati regolari bandi per la mobilità dei dirigenti regionali. Silvana De Paolis del sindacato Direr, quali sono le criticità che riscontrate in questa riorganizzazione che si sta facendo in seguito in seno alla giunta regionale? Principalmente siamo un po' preoccupati perché ci pare un procedimento ancora troppo lento e pensiamo che questa cosa possa effettivamente paralizzare l'amministrazione senza farla funzionare fino all'autunno.
Non comprendiamo ancora bene da dove si comincia, perché pare che la prima cosa è per l'applicazione degli uffici, forse bisognerebbe invece cominciare dalle direzioni e quindi dalle posizioni apicali nell'amministrazione per scendere poi man mano e fare un discorso complessivo. La prima posizione apicale coperta fino adesso ci ha visto con molte perplessità che abbiamo comunicato pure in giù, perché ci è sembrato che il bando fatto, i criteri utilizzati per la nomina del direttore della presidenza fossero in qualche modo carenti. C'è già qualcuno come personale che si è rivolto a voi magari per paura di spostamento, di posizione e quant'altro? Noi non, la classe dirigente sa benissimo che c'è la mobilità, ci sono è a disposizione tout court dell'amministrazione. Si aspetta che vengano fatti dei regolari bandi affinché si possano unire le esigenze dell'amministrazione di ricollocare le persone giuste al posto giusto con le esigenze dei dirigenti di svolgere effettivamente il lavoro che sentono a loro più vicino e sul quale loro possono effettivamente dare di più nell'interesse dell'amministrazione. Preoccupa il fatto che per esempio ci siano dirigenti senza incarico, per il momento ce n'è solo uno, però in una situazione in cui tanti posti sono scoperti, ci sono pure degli interim, il fatto che possa esserci di nuovo un dirigente senza incarico e che quindi non svolge funzioni dirigenziali è una situazione molto negativa. Alessio Di Carlo, segretario dei Radicali d'Abruzzo, annuncia che da sabato inizierà uno sciopero della fame per sollecitare la nomina del garante dei detenuti regionale. Da 8 anni, nonostante l'approvazione della legge e le sollecitazioni che come radicali abbiamo rivolto incessantemente, spiega, la regione non provvede alla nomina del garante dei detenuti. Recentemente perfino una richiesta di incontro con il presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri, finalizzata a dare il nostro contributo all'uscita da questa situazione di impasse, è rimasta senza riscontro. È per questo motivo che, continua Alessio Di Carlo, da sabato, data di ricorrenza della morte di Enzo Tortora, entrerò in sciopero della fame. Chiusa la partita dell'affidamento provvisorio, dovrebbe lentamente tornare alla normalità l'attività delle Naiadi, l'impianto sportivo natatorio pescarese affidato alla Pinguino Eco, dovrebbe riaprire al pubblico entro giugno. L'intento anche della partecipazione a questo bando è stato soprattutto quello di ridare a questo impianto la centralità che purtroppo negli ultimi anni aveva perso. Pinguino Nuoto, Pescara Pallanuoto, Club Acquatico e Gollum Climbing Academy sono le 4 associazioni sportive che si sono aggiudicate la gestione delle piscine Le Naiadi. Dopo l'incontro con l'assessore Mauro Febbo e la firma sul contratto, partirà la nuova avventura dell'impianto sportivo pescarese. Dando il cronoprogramma lo stiamo rispettando, c'è stata l'aggiudicazione provvisoria chiaramente perché c'è un iter normativo che va rispettato, speriamo che si vada verso l'assegnazione definitiva che avverrà penso nella prima decade di giugno. Nel frattempo come regione abbiamo riacquisito l'immobile, devo ringraziare la curatela fallimentare che è stata disponibile, veloce e puntuale, e quindi abbiamo iniziato finalmente i lavori di interventi manutentivi sulla caldaia, sui tubi, insomma ciò che c'è bisogno di fare. Noi siamo a favore di un'apertura il più presto possibile perché l'utenza ha subito già dei grandi disagi in questo periodo con un apri e chiudi continuo e quindi noi eravamo proiettati per il 1° luglio così come riportava il bando, ma se dobbiamo aprire prima, lavoretti permettendo, insomma siamo ben felici di farlo. Capitolo a parte invece dedicato al lavoro e ai dipendenti delle piscine Le Naiadi. Dalla Pinguino fanno sapere che saranno valutate tutte le posizioni con priorità per chi già opera all'interno dell'impianto sportivo. Apriremo un confronto, io ho un impegno che spero di poter rispettare nei confronti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, che il personale
che ha avuto già delle vicissitudini non buone rispetto alla presente gestione, venga ricollocato. Era un impianto che assorbiva delle risorse, un numero di risorse notevole. Noi sicuramente daremo la priorità a chi già lavorava all'interno della struttura, che significa che verranno valutate tutte le posizioni che erano presenti all'interno della struttura, verranno valutati i titoli, le competenze e loro avranno la priorità rispetto ad altri. In Abruzzo si vive fino a 100 anni e il segreto di questa longevità sta nelle abitudini alimentari e nell'abitare in montagna, lo sostiene uno studio dell'Università di Teramo che individua 4 zone dell'entroterra abruzzese da considerarsi blue zone, cioè perfette per i centenari al pari della Sardegna, della Grecia e del Giappone. Tania Bonnici Castelli. Arriva dall'Università di Teramo una notizia che presto farà il giro del mondo. L'entroterra abruzzese è senza alcun dubbio una blue zone, cioè un perfetto habitat dove raggiungere i 100 anni di vita insieme a Sardegna ed alcune isole della Grecia e del Giappone. Ma qual è il segreto dei tanti centenari localizzati nelle 4 aree vicino ai parchi del Gran Sasso e della Maiella e alla Marsica? Da approfonditi studi sembrerebbe essere lo sdiuno, che tradotto sarebbe lo stappa digiuno, cioè il primo pasto abbondante della giornata intorno alle 10 di mattina, dopo una cena e una colazione minime. Da qui nasce l'attenzione dell'Università Teramana allo studio delle abitudini alimentari degli anziani abruzzesi. Questo ci consente di dimostrare che le abitudini alimentari sono fondamentali anche come effetto sulla longevità. Perché l'Università di Teramo si occupa di questo? Perché a livello di ricerca e anche di formazione l'Università di Teramo rappresenta un'eccellenza. A livello regionale, ma io oserei dire anche a livello nazionale, per quanto riguarda gli studi legati all'agroalimentare. Quando si parla di agroalimentare ovviamente non si può non parlare di cibo e quando si parla di cibo non si può non considerare gli effetti del cibo sulla salute. Parte così il progetto Centenari, coordinato dal professor Mauro Serafini della Facoltà di Bioscienze dell'Università di Teramo, che si propone di studiare le caratteristiche metaboliche, immunitarie e alimentari della popolazione dell'entroterra dell'Abruzzo tra i 90 e i 100 anni. Quello che è interessante è l'analisi delle frequenze di nonagenari e centenari in Abruzzo, che sono assolutamente paragonabili con quello che è un po' il nostro punto di riferimento, che è la blue zone della Sardegna, dove ci sono chiaramente una frequenza molto elevata, è una delle 4 blue zone nel mondo di longevi. Questo è il punto di partenza del nostro studio Centenari. Perché? Perché è interessante, sono interessanti due aspetti secondo me. Uno, la localizzazione geografica di queste frequenze di longevità, sono tutti all'interno, nelle aree interne. Secondo me la novità vera che può essere spesa veramente a livello internazionale, proprio come ricerca, riguarda le abitudini alimentari. Ho scoperto venendo qua è questa dello sdiuno, no? Questa abitudine secondo la quale questi signori mangiavano non tanto la sera, quindi andavano a dormire abbastanza presto, la mattina facevano una colazione non calorica chiaramente, andavano a lavorare e poi c'era questo famoso sdiuno, questo stappa digiuno, cioè questo mangiare molto intorno alle 11, mezzogiorno eccetera. Andiamo a Vasto adesso perché in occasione della tappa che prenderà il via venerdì 17 proprio da Vasto è stata organizzata una tavola rotonda presso Palazzo d'Avalos dal titolo L'Abruzzo che pedala, promotore la Camera di Commercio di Chieti Pescara. Risalto è stato dato all'importanza degli eventi ciclistici come leva per la promozione del territorio e del cicloturismo. Vestina News. Oggi mettiamo insieme esperti di ciclismo sportivo, di cicloturismo, sia regionali che alcuni personaggi anche a livello nazionale. Ovviamente l'occasione del Giro d'Italia, cioè di un grande evento
che può lanciare questo territorio anche dal punto di vista turistico, probabilmente già l'ha fatto in passato, lo può fare ancora di più per il futuro, soprattutto in vista dell'inaugurazione della pista ciclabile della Costa dei Trabocchi, che tutti quanti aspettiamo con ansia e su cui gli operatori economici devono ancora riflettere, devono ancora organizzarsi maggiormente per lanciare questa destinazione e per essere ospitali rispetto a questa tipologia di turisti. Ci puntiamo da tanti anni, negli ultimi 3 anni c'è stato questo progetto specifico su cui abbiamo riversato diverse risorse, però abbiamo fatto una scelta ben specifica, cioè quella di puntare su questa destinazione, di non magari mettere insieme altre 1000 iniziative che poi producono poco, ma di puntare su questo, e su questo continueremo sicuramente fino all'inaugurazione della pista. Per concludere, lei lo ha detto prima, è un importante obiettivo anche per quelli che sono gli operatori economici, anche questo è l'obiettivo della Camera di Commercio. Sì, noi su questo stiamo già lavorando e continueremo a lavorare. Abbiamo pubblicato un bando a favore delle strutture ricettive per dotarsi di strumenti o comunque di qualsiasi tipologia, come dire, di organizzativa rispetto all'ospitalità, appunto, sia dei ciclisti sportivi che dei cicloturisti. Oggi presentiamo una bellissima guida sul cicloturismo delle province di Chieti e di Pescara e tante altre iniziative. Parliamo di musica adesso, perché la nota band italiana The Giornalisti è stata per qualche giorno a San Vito Chietino, dove ha girato alcune scene del nuovo videoclip musicale. Vediamo. Costa dei Trabocchi, che si presta bene anche per videoclip nella suggestione di luoghi che suscitano sempre più interesse. E per 2 giorni The Giornalisti, una delle band più gettonate del momento, guidata dal cantante Tommaso Paradiso, ha fatto tappa a San Vito Chietino per girare alcune scene del loro prossimo video musicale. Tramite i social i fans non si sono fatti trovare impreparati, anche se la sosta in Abruzzo è stata tenuta il più possibile riservata. Il giorno prima Paradiso si è recato a Mozzagrogna presso il circolo ippico Cavalli e Natura di Margherita De Nardis. Aveva bisogno di un cavallo per girare la scena principale, ha scelto un bel frisone Valta, apprezzando la sua bellezza e lo straordinario carattere. La band poi ha pubblicato su Instagram alcune foto dei luoghi visitati, ovviamente con gli apprezzamenti di rito, un angolo d'Abruzzo sempre più conosciuto. Video di ragazzi, pezzi dentro ad un telefono, la notte è giovane, sognami adesso. E adesso apriamo la pagina ampia dello sport, partiamo ovviamente con la Serie B, seduta mattutina per il Pescara, hanno lavorato a parte Fiorillo, Bruno, Brugman, Del Grosso e Campagnaro. Regolarmente in gruppo Memusciai e Del Sole, Elisalde e Capone invece sono già nei ritiri delle rispettive Under 20 di Uruguay e Italia. Mentre Davide Bettella, benché convocato dal CT Nicolato, resterà a disposizione di Pillon per tutti i playoff. Lo conferma lo stesso giovane difensore ai nostri microfoni, difensore che domenica scorsa ha anche realizzato il suo primo gol tra i professionisti. Andrea Costantini. Bettella, è un momento personale esaltante, direi, perché è arrivato questo primo gol tra i professionisti, gioia recente, e poi questa convocazione anomala, però tu sei anche nella lista dell'Under 20. Intanto partiamo dall'emozione del gol. Sì, sicuramente è un'emozione indescrivibile, che come ho detto appunto già dopo la partita rimarrà dentro di me per sempre. E sono molto contento anche della convocazione appunto nazionale, però la mia priorità sono i playoff, quindi spero di andare il più avanti possibile col mio club, con la nostra squadra, per poi vedere nel proseguo dei giorni come si svolgerà anche il mondiale. Ecco, finché il Pescara sarà dentro i playoff, tu resterai sicuramente a Pescara? Sì, sì, sicuramente sono qua. Invece, tornando al gol, cosa hai pensato? Poi tra l'altro l'hai realizzato sotto la curva nord Marco Mazza. Sì, sinceramente prima di andare a letto il giorno prima ho detto: minchia, pensa magari se segnassi sotto la curva, e del giorno dopo si è realizzato, quindi è stata una gioia inaspettata,
voluto da tanto però, e quindi sono molto contento di tutto ciò e spero che nei prosegui dei giorni e degli anni possa togliermi altre grandi soddisfazioni. C'è qualche messaggio che ti è arrivato, no, di complimenti per questa tua prima gioia, non so, tuoi compagni di squadra oppure dal tuo club di appartenenza, l'Atalanta, non so? Sì, sì, ho ricevuto molti messaggi d'affetto e di complimenti, quindi li ringrazio e nuovamente e basta, li tengo sempre stretti con me. Senti, parliamo ora di questi playoff. Allo stato delle cose il Pescara è in semifinale, aspettate la vincente di Verona e Verona-Perugia. È un bene non aver affrontato il Cittadella, che era la squadra che aveva battuto il Pescara entrambe le volte in campionato? No, io penso che ogni partita è difficile, quindi non dipende tanto dagli avversari, ma dipende da noi stessi come scendiamo in campo e come ci concentriamo e attiviamo verso la partita. Ovviamente partire da un quarto posto è ancora meglio, perché vuol dire che siamo nelle semifinali e siamo ancora molto più vicini al nostro obiettivo, quindi c'è da dire solo di lavorare e impegnarsi sempre all'allenamento per poi presentarci alla partita al massimo. C'è la possibilità di, insomma, restare a Pescara in prestito per un'altra stagione? Sicuramente il mio, appunto, contratto è questo, rimanere qua l'altro prossimo anno, quindi si vedrà ancora, però io sono qua con la testa qua a Pescara. E complimenti a Bettella per il primo gol tra i professionisti, ma è una B nel caos, perché la decisione del consiglio direttivo della Lega di Serie B non va giù ai calciatori del Palermo, che oggi hanno parlato in conferenza stampa chiedendo che i play-off abbiano inizio solo dopo la pronuncia della sentenza d'appello che riguarda la società Rosanero. Li ascoltiamo. Ci chiediamo due cose: su quali basi si è deciso di far disputare i play-off quando è stato emesso solo un primo grado di giudizio? Con che criterio i nostri colleghi del Foggia hanno perso il diritto di disputare i play-off? Rivendichiamo come calciatori del Palermo il diritto di poterci guadagnare sul campo la vittoria, attendendo quantomeno la pronuncia della Corte d'Appello federale. A quel punto accetteremo il verdetto qualunque esso sia, ma fino ad allora faremo sentire in ogni sede opportuna e possibile la nostra voce, perché siamo stati depredati della nostra dignità, ci hanno tolto il diritto di sudare per un traguardo. Ci facciamo rappresentanti di una città ferita, di persone che hanno voglia di urlare che in uno stato di diritto così non funziona, che non si possono calpestare i diritti con un colpo di pena deciso in conflitto di interessi. Continueremo la nostra lotta fino a quando ci sarà possibile, accompagnati dall'AIC che ci affianca, con l'intenzione di far valere e tutelare i nostri diritti. Scendiamo in Serie C adesso. Ospite ieri sera della nostra trasmissione Pro Teramo, l'allenatore del Diavolo Biancorosso a Genova, Maurizi, ha parlato della sua esperienza iniziata ad ottobre. Inoltre ha analizzato anche gli obiettivi futuri, rivelando il suo sogno, quello del salto di categoria proprio con il Teramo. Non dimentichiamoci da dove siamo partiti soprattutto, e non dimentichiamo che a 3-4 giorni alla fine stavamo lì con la paura di dover andare a fare un play out oppure di giocarci magari la salvezza all'ultima partita. Il periodo iniziale è stato il periodo, anche se sono arrivate 3 vittorie, ma era stato il periodo di conoscenza, con una mentalità totalmente diversa dalla mia, quindi una gestione un po' così diversa, non migliore né peggiore, ma è quindi la fatica a dover portare dei concetti abbastanza così diversi, e quindi per farti credere è difficile in questo mondo. Devo ringraziare la società, il presidente in particolar modo, perché mi sono stati molto vicini, e il direttore generale mi sono stati molto vicini, perché comunque era difficile riuscire a portare a sposare un progetto con me, perché comunque sono stato esigente su tante cose, e devo ringraziarli perché mi sono venuti dietro. La cosa più difficile, quello che ho detto all'inizio, era proprio creare questa mentalità, che vuol dire che noi io ho sempre parlato del noi e mai dell'io, nel senso che noi dovevamo creare un clima dove i giocatori al centro del progetto, i giocatori si deve sentire protagonista. Quindi io capisco i disappunti, capisco, cioè, ma ci mancherebbe altro che alla mia età non si capiscono queste cose. Però abbiamo bisogno, i ragazzi hanno bisogno di sostegno, di calore, e quindi in casa questo qualche volta proprio dice che questa è casa nostra, qui dobbiamo vincere per forza, cioè gli avversari quando arrivano hanno timore, cioè, ecco, non si avvertiva molto, è normale che ci sono degli obiettivi, e
parliamo di, ecco, dell'osservazione, della conoscenza della categoria, oppure della categoria superiore, quella che, cioè, vuol dire, i calciatori, bisogna vedere che calciatori vogliamo prendere, che struttura societaria organizzativa, ovviamente dalla società, parlo proprio dell'organizzazione societaria, quindi è dal magazziniere al direttore, quello che è la società, che cosa vuole fare, quali sono gli obiettivi, e in relazione a questi si devono prendere dei calciatori. E se noi vogliamo avere un obiettivo, che credo che sia giusto coltivare un obiettivo che sia una posizione migliore di quella di quest'anno, perché altrimenti, e quindi non. Quindi provare a puntare ai playoff. Se si vuole puntare a fare dei playoff, ma dei playoff da protagonisti, perché fare i playoff dopo una settimana stare a casa, come è successo ad altre squadre, e questo sposta di molto le cose, non voglio dire, allora si prova a fare dei playoff con una squadra. Se si vuole provare a fare dei playoff con un'altra squadra, bisogna fare delle scelte in relazione a quello che dobbiamo fare, ma queste scelte vengono fatte soltanto se si conosce la materia dei calciatori e quindi senza mezzi termini, voglio dire, dobbiamo prendere dei calciatori e funzionare a questo progetto. Il mio sogno è fare una categoria superiore a quella che faccio adesso. Il mio sogno, quindi tutti quanti noi abbiamo un sogno nel cassetto, no? E quindi voglio dire, è il miglioramento, no? E il miglioramento può essere progressivo, può essere, non lo so, però è il miglioramento, quindi il genere umano vuole migliorarsi, tutti quanti vogliamo migliorarsi, io credo che sia giusto, e sia, però bisogna avere anche poi la capacità e la competenza per poterlo fare. Io ho già staccato abbastanza, voglio dire, quindi vedo l'ora di iniziare a lavorare il prossimo anno e di contribuire a strutturare dal punto di vista tecnico, logicamente. Scendiamo nella Serie D, adesso il portiere dell'Avezzano Federico Fanti esulta per la permanenza in categoria della formazione biancoverde al termine di un'annata molto complicata, lo ascoltiamo. Ci prendiamo questa vittoria, rimaniamo in Serie D dopo un anno di pieno di... È stata dura, non so come esprimermi, ma è stata veramente dura. Dice anche la tua firma sulla salvezza, hai fatto alcuni interventi importanti anche oggi, soprattutto sul De Cerchio. Sì, vabbè, io sto là apposta, mi pagano per fare questo, quindi è andata bene, dai. Non riesco a mettere bene in chiaro che siamo rimasti in Serie D, perché è stata veramente dura. Ti pagano per parare, ma non ti pagano forse per fare gli assist oggi, anche quello. Dopo tanto l'ho fatto un altro assist, l'anno scorso però ho fatto uno, quindi stanno... Ripeto, ancora andrà bene, oggi è andato tutto per il verso giusto, quindi... Senti, tu c'eri dall'inizio della stagione, sono cambiate tante cose, tu sei uno dei superstiti, chi meglio di te ci può raccontare quanto è stata difficile questa salvezza? Io ringrazio mia moglie, congedimi questa cosa, perché mi è stata tutto l'anno, io stavo nervoso quando tornavo a casa, i tifosi fuori dal campo ogni volta, la gente pure su internet scrive a Facebook qualche parolina, io dico sempre, bisogna parlare sempre alla fine, mai all'inizio, sempre alla fine bisogna parlare. E ora si riparte? Ora si riparte, sei più forte di prima, intanto stasera ci facciamo qualche birra e da inizio giugno ricominciamo. Dedica la moglie Ea? Alle mie due figlie, Eva e Emma. Il pescarese Jonathan Ciavattella della Dolomitica Nuoto ha vinto domenica scorsa il triathlon di Pineto. È stata un'edizione resa complicata, ancora più complicata dal maltempo che ha portato all'annullamento della prima frazione a nuoto, sostituita da 3,5 km di corsa, seguita da 37 km di ciclismo e 10 km finali di nuovo di podismo. Ascoltiamo il vincitore. Jonathan, dovevi vincere, hai vinto, peccato per tante situazioni che già sappiamo, ma purtroppo contro il meteo non si può far nulla. Beh sì, il meteo purtroppo ha un po' falsato la gara, soprattutto per quanto riguarda il parterre, la lista dei partenti, peccato, perché giustamente in un posto così bello, con la pioggia, meno pubblico, ed è normale, anche le bellezze uno del posto non se le è potute godere, anche se poi comunque la gara è stata fatta e ci abbiamo dato, dai. Ecco, mi hai anticipato, ci abbiamo dato, ci hai dato, quanto ci hai dato in percentuale? Beh, sicuramente con il nuoto, che è uno dei miei punti forti, siccome non si è potuto fare, quindi si è iniziato con la corsa, poi con la frazione di bici e poi con la corsa,
e ovviamente mi sono ritrovato subito con un mio competitor di lunga data e quindi mi sono dovuto subito confrontare con lui e in bicicletta per staccarlo ho dovuto dare il massimo. Poi ovviamente poi nella corsa ho gestito un pochino il vantaggio acquisito. Ti abbiamo intervistato anche alla vigilia di questa gara, ci avevi detto che la salita per Mutignano per quanto riguarda la frazione bike la conoscevi, come l'hai trovata con questo clima? Beh, la salita la conosco, non dico come le mie tasche, ma quasi, la conosco benissimo, e la discesa ovviamente è stata un po' tecnica, la salita la prima l'ho fatta molto forte, direi quasi al massimo, poi magari su Strava qualcuno andrà a vedere il tempo che ho fatto e quindi valuterà anche il mio com che avrò fatto. E niente, il percorso bello, soprattutto la parte finale tecnica, e le strade erano perfette perché tutte rifatte. Cosa farai adesso? Tu sei un atleta proiettato ovviamente verso le lunghe distanze del triathlon. Sì, questa è stata una gara giusto per onorare l'Abruzzo e i miei prossimi appuntamenti sono del circuito Ironman in Germania e in Belgio. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo che tutti i nostri contributi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossima edizione del nostro TG alle ore 19. Per il momento io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.